Bentornati agli approfondimenti di Riviera 24. Oggi parliamo di sport con Monica Albarelli, ex atleta italiana della nazionale di canoa, consigliere della federazione e allenatrice della Canottieri Sanremo. Quasi 90 anni di attività della Canottieri, quali sono gli ultimi risultati? Abbiamo avuto una stagione davvero ottima. Abbiamo concluso adesso nel mese di settembre con un ottimo ottavo posto ai mondiali, al mondiale di paracanoa con Amanda Imbriaco e subito una settimana e mezza prima, grazie al K4 Junior, abbiamo conquistato quattro medaglie ai campionati italiani di categoria, una medaglia nel K4 di categoria ragazzi misto, cioè due maschi e due femmine, e a livello giovanile ci siamo classificati nelle prime 10 società italiane, ottenendo, diciamo, medaglie in tutte le categorie. La Canottieri Sanremo ha rappresentato sempre una fucina di talenti, di ragazzi che però, finite le scuole superiori, vanno altrove. Perché? Perché purtroppo lo sport in una città come Sanremo, dove non abbiamo possibilità di poter far studiare i ragazzi perché non essendoci università, i ragazzi finita la scuola superiore, ragazzi, parliamo di ragazzi che fanno attività di alto o altissimo livello, devono per forza trasferirsi in città dove ci sia università e possibilità di continuare questo sport. Noi negli ultimi 2 anni siamo riusciti, grazie alle prestazioni dei nostri ragazzi, a diciamo condurli ad accompagnarli ad iniziare il percorso universitario parallelamente allo sport. Con Luca Della Chiesa 2 anni fa abbiamo diciamo, ceduto il nostro atleta alla Canottieri Aniene di Roma e lui la studia economia e porta avanti il discorso diciamo, sportivo agonistico e ha ottenuto anche lui quest'anno, sempre con la Canottieri Aniene, risultati importanti a livello nazionale. Ha vinto una medaglia ai campionati italiani, ha vinto i campionati italiani universitari a fine settembre. E quest'anno invece Luca Sparneri e Grossi Bianchi Simone, altri due nostri atleti che hanno finito quest'anno il liceo sportivo, siamo riusciti a farli entrare nel college della pagaia del Cus Pavia, dove i ragazzi sono seguiti da un tutor, hanno la possibilità di allenarsi in società e di proseguire il percorso sportivo. Anche loro sono campioni italiani universitari, hanno vinto gli universitari adesso a fine settembre e sembra che la loro carriera sportiva vada avanti bene. Quanto è importante lo sport e come può cambiare la vita dei ragazzi a tutti i livelli? Ma lo sport, come la famiglia e come la scuola, secondo me in questi ultimi anni è diventato un punto di riferimento importante per l'educazione dei ragazzi, perché come a scuola e in famiglia si imparano regole, si impara ad avere rispetto per gli altri, si impara il sacrificio e si impara la voglia di voler ottenere risultati e di migliorarsi sempre. Quindi, praticare sport aiuta sicuramente i ragazzi a crescere. A quale età si può iniziare a praticare questo sport? La canoa si può iniziare a 8 anni ed è veramente carino vedere questi bimbetti che arrivano piccolissimi e che provano ad andare in queste canoe che subito sono giganti. E, è uno sport piacevole perché comunque ha contatto con l'acqua e ai bambini piace molto l'acqua, sempre meglio iniziarlo d'estate chiaramente perché l'acqua fa parte poi del gioco, l'acquaticità, si fa cadere in acqua il ragazzino, lo si fa rigirare, si inizia, diciamo, a creargli questa acquaticità che poi diventerà saper andare in canoa negli anni successivi. Sappiamo che in questi anni la Canottieri si è rinnovata molto. Come sono cambiate le cose e in che direzione stanno andando? Allora, diciamo che in questi ultimi anni, già con il nostro vecchio presidente Walter Vacchino, poi con Lanzo Onorato, ma soprattutto adesso con Sergio Tomasini, la Canottieri ha puntato molto sui giovani e per puntare sui giovani c'è bisogno di tanta gente che lavori con loro. C'è stato un periodo che io purtroppo dovevo seguire un po' tutti i gruppi e quindi i risultati dei ragazzi ne pativano un po' di questa situazione. Adesso siamo riusciti a strutturarci bene, abbiamo un allenatore che è Marco Vitulano che segue i giovani diciamo dai 10 ai 14 anni. Io faccio tutta la parte primaria dagli 8 ai 10 anni e poi seguo le ragazze fino ad arrivare ad Amanda, quindi fino a livelli assoluti. E poi abbiamo Diego Pizzamiglio che fa un lavoro meraviglioso con i ragazzini dai 14 ai 18 anni e proprio li accompagna fino ad arrivare all'università. Diciamo che questa formula ci ha permesso di ottenere senz'altro dei risultati migliori e anche una grossa soddisfazione personale perché veder crescere i ragazzi così fa sempre veramente piacere. E qual è la prossima sfida in vista?
La prossima sfida inizieranno le gare. Intanto ci sarà una prova nuova quest'anno che si farà sul pagaiergometro, che è un simulatore di pagaiata. Non è mai stato fatto. Nel canottaggio hanno fatto già questi campionati indoor. Quest'anno è il primo anno della canoa che sarà campionato, verrà fatto un campionato italiano indoor a Roma, sponsorizzato dalla Decathlon, dove i ragazzi potranno partecipare con questi simulatori senza toccare l'acqua. È un po' un esperimento, ma io credo che possa essere uno stimolo in più per i ragazzi per allenarsi durante l'inverno, che quando fa freddo, insomma, usiamo questi simulatori. Ci riaggiorniamo ai prossimi risultati, allora. Va bene, grazie. Grazie.